Ciao a tutti, come promesso nell'ultimo video, il video della ricetta del lievito fatto in casa, lievito madre, oggi prepariamo il pane di Altamura. Se non lo faccio adesso che sono in Puglia, tra un po' mi sposto, non riesco a farlo perché per essere definito pane di Altamura bisogna utilizzare farina ottenuta da grani coltivati in Puglia e macinata in Puglia e acqua, sempre dell'acquedotto pugliese. Voi, trovando in Puglia, potete utilizzare l'acqua che avete a vostra disposizione. Per questa ricetta ci serviranno 500 g di farina di grano duro rimacinata pugliese, 300 ml o millilitri di acqua, io utilizzerò quella pugliese, voi quella che avete in casa, 100 g di lievito madre, io utilizzerò il lievito madre pugliese proprio qua, la ricetta originale, e 10 grammi di sale. Come procediamo? Mettiamo la farina in un contenitore un po' più grosso, adesso questo è troppo piccolo, aggiungiamo metà dell'acqua, lavoriamo la nostra farina, aggiungiamo i 100 grammi di lievito, mescoliamo per bene. Una volta che il lievito è stato incorporato con la farina, completiamo con la restante acqua e con il sale e lavoriamo per bene il nostro impasto per almeno 10, 15, 20 minuti se avete voglia. Secondo disciplinare, adesso va fatta lievitare per almeno 90 minuti. Io la lascerò lievitare almeno 2 ore. Adesso vado a fare pranzo, ci vediamo dopo. Dopo 2 ore dovremo andare a fare la pezzatura, ma noi facciamo solo una pagnotta, quindi siamo già a posto. Lei ha lievitato. Adesso, in questa ciotola ho messo un canovaccio. Spolverata di farina, facciamo cadere il nostro impasto, copriamo e lasciamo riposare per nuovo mezz'ora, 45 minuti. Poi andremo ad infornare. Dopo 45 minuti mettiamo la nostra pagnotta in una teglia, è già cosparsa di farina, quindi siamo a posto. Con un coltello dobbiamo andare a fare due tagli, così da evitare che la crosta si rompa. Nel frattempo ho acceso il forno, quando raggiunge 250 gradi, inforniamo. Andrebbe cotta 15 minuti con il forno socchiuso e poi 45 minuti con il forno chiuso. Ma regolatevi voi in base al forno, in base alle dimensioni della pagnotta. Non essendo troppo grossa, secondo me in 45 minuti è pronta. E dopo 10 minuti con il forno socchiuso, più 25 minuti con il forno chiuso, sempre a 250 gradi, il nostro pane è cotto. Naturalmente adesso è troppo caldo, prima di andare a tagliare dobbiamo aspettare che si raffreddi, altrimenti lo roviniamo. Ci rivediamo quindi dopo per la degustazione.
Pronti a sentire adesso che lo taglio il rumore spettacolo che fa? Poi tra l'altro io volevo mangiare questo pane con i carciofini sott'olio, ma per comodità farò una bella bruschetta con i pomodorini freschi, l'olio extravergine di oliva e il timo che ho raccolto quando ho raccolto il mirto. Ma voi volendo potete utilizzare i pomodori secchi sott'olio di cui avete già visto il video, le melanzane sott'olio, i funghetti. Con questo pane è tutto uno spettacolo. Ragazzi, uno spettacolo. La crosta bella croccante, poi con pomodori, una bomba. Bene, come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale, lasciamo il mi piace, guardare gli altri video per qualsiasi richiesta, soprattutto per i consigli, sempre sotto nei commenti. Ciao ciao!